dal romanzo Una vita violenta di Pasolini, naturalmente, chi era Tommaso Principit? Tommaso, mi sentite così tanto sedere? Tommaso, Lello, il Zuccappo e gli altri ragazzini che abitavano nel villaggetto di baracche sulla via dei Monti di Pietralata, come sempre, dopo mangiato, arrivarono davanti alla scuola almeno una mezz'oretta prima. Lì intorno c'erano già però pure altri pipelletti della borgata che giocavano sulla fanga col coltellino. Tommaso, Lello e gli altri si misero a guardarli accucciandosi intorno con le cartelle che strusciavano sulla fanga. Poi vennero due o tre con una palla e gli altri buttarono le cartelle sopra un montarozzetto e corsero dietro la scuola nella spianata che era la piazza centrale della borgata. Lello e uno che abitava all'otto secondo lì accanto buttarono le dita per dividersi. A Tommasino invece non gli andava di giocare e si mise a zezza con altri due, tre per terra a guardarsi la partitella. Che è arrivato il maestro a Carlè? Chiese a un mignoletto che gli stava appresso. Che naso, rispose quello alzando le spalle. Chi ci sta oggi a fare pulizie? Chiese dopo un po' Tommasino, che era stato assente in quei due o tre giorni perché aveva avuto la febbre. Lello, mi sa, fece Carletto. Au! Me fai fumà? Chiese poi, rivoltandosi di scatto, incazzato, a un altro che stava fumandogli accanto, accucciato su un tufo. Dopo questa atmosfera mi sento di entrare, di rovinare un po' tutto con perché siamo veramente dentro, a questo punto siamo dentro l'anima di Pierpaolo, chiamiamolo Pierpaolo. Dunque, il brano che è stato letto è Una vita violenta, pubblicato nel 59, fa parte del primo periodo della narrativa di Pasolini, quel periodo che attinge alla sua permanenza in Friuli dai 20 ai 28 anni. Quel periodo friulano è stato il serbatoio di tutto ciò che ha turbato, ha innamorato, ha veramente pervaso la personalità di Pasolini. I primi romanzi, parlando di narrativa, i primi romanzi nati in quel periodo, Atti impuri e Amado mio, verranno pubblicati solo postumi perché sono talmente materia ancora bruciante, ancora così non digerita, non ha ancora lui il distacco necessario per poterle dare alle stampe. Il primo romanzo di questo periodo che lui darà alle stampe, cioè scritto in questo periodo che lui darà alle stampe, sarà invece Ragazzi di vita. Dopo l'atmosfera friulana in cui lui aveva aperto una piccola scuola, cioè aveva scoperto il suo aspetto pedagogico nei confronti dei giovani contadini,
e aveva scoperto il suo, la sua tendenza omosessuale ed era stato ricambiato, aveva scoperto l'amore, veramente, cioè lui definisce il 1943 l'anno più bello della sua vita, perché è stato l'anno in cui forse in un certo qual modo dentro di sé, liberato di una degli ancestrali principi cattolici della famiglia, riuscì ad amare corrisposto e definì il 43 uno degli anni più belli della sua vita. Purtroppo dal Friuli dovette fuggire una mattina gelida di gennaio del 1950 perché fu accusato, cioè fu condannato per atti osceni, per espulso addirittura dal PC, però si portò dietro prima a Bologna, poi a Roma questo patrimonio. A Roma, tutt'altra atmosfera ovviamente, la città, boom economico, ricerca ancora quella ancestralità, quel substrato umano della borgata, cioè quel sottoproletariato che gli ricorda ancora l'innocenza, l'assoluta purezza di questi delinquentelli, perché fanno i loro giorni, tutti uno uguale all'altro, si svolgono tra un furto e un altro, tra una mascalzonata e un'altra, e anche quando si parla di morte, perché muoiono due di questi ragazzi, cioè si assiste a scene veramente che sono pugni nello stomaco, come se fosse schiacciata una formica, perché la vita e la morte hanno lo stesso valore in questo substrato della società. Ciononostante si avverte, anche se la narrazione è oggettiva, poi passeremo al regime linguistico, è comunque di si avverte ugualmente la pietas, la grossa pietas di Pasolini. Pasolini gioca questi romanzi del primo periodo nella struttura senza una trama. Una trama non c'è. In Ragazzi di vita, appunto, vengono scandite una giornata dopo un'altra, tutte uguali a se stesse, tra i furtarelli, le cose, cioè seguiamo il ricetto, perché il ricetto è come fosse la telecamera. In Una vita violenta abbiamo un po' più un protagonista, che è appunto Tommasino Buzzilli, ma ugualmente una trama, una vera e propria trama non c'è, c'è la sua trasformazione da piccolo neofascista a diventare addirittura militante socialista, per dire la fluidità, l'innocenza di questi ragazzi. A livello linguistico, ecco, la vera scelta di Pasolini di aggrapparsi ancora, nonostante che avanzi il progresso, i media, la televisione, lui sente avanzare un'uniformazione, no? della comunicazione, lui vuole salvare quello che c'è di innocente, di puro, di ancestrale, come là erano i contadini friulani, qui sono i ragazzi della borgata. Questa è la sua prima frase in cui, fase narrativa, diciamo, ancora svincolata dal cinema, quasi, perché L'Accattone, in realtà, che è il primo film, poi ne parlerà chi parlerà di cinema, riassume un po' questa prima fase, però ancora non sono pensati per il cinema, anche se Pasolini è un artista rinascimentale, perché
come artisti rinascimentali, dalla pittura alla poesia, alla narrativa, al cinema, cioè cerca gli strumenti adatti per dire quella cosa. Se mi è più strumentale questo strumento, uso questo. Il secondo periodo, faccio un passo indietro, il sogno di una cosa è un altro, è l'altro. Romanzo scritto sempre in periodo friulano, che viene nel 61 pubblicato, cioè in vita ancora di Pasolini, mentre i primi due non verranno pubblicati in vita, proprio forse per questa difficoltà. Dunque, in una Italia, siamo nel 55, quando siamo in quando pubblica Ragazzi di vita, ormai dove ormai costituzionalmente garantito il diritto di espressione, viene denunciato per oscenità. La borghesia addita, accusa, ma lo legge. Lui dovrà sostituire molte parole con i puntini, e lo farà, perché se no non lo pubblica. Anch'io ho la versione, tutti voi penso abbiate la versione con i puntini, tanti C puntino puntino O, sei un S puntini puntini O, vai a farti il F, P, E, è tutto così, va bene. Dunque,